Il cappio si sta stringendo. La polizia mi sta accerchiando. Torneranno e la prossima volta mi prenderanno. Agatha è la mia ultima possibilità. È l'unica che sembra capire ciò che mi sta succedendo. Spero solo che questa volta mi darà qualche risposta. Agatha! Agatha! Sono Lucas! Qualcuno è uscito dalla finestra. Signore, mi serve il suo nome prima di poter registrare il messaggio. Signore, un'auto della polizia sarà lì tra pochi minuti. Aspetta, signore. Agatha! Sapeva. Forse ha lasciato qualcosa. La risposta potrebbe essere qui. Presto, devo perquisire l'appartamento prima che arrivi. Cosa ti porta qui, giovanotto? Dimmi, qual è la tua gabbia? Polizia di New York, c'è qualcuno? Ehi, Kevin, chiama un'ambulanza, c'è un corpo a terra! Ehi là, c'è qualcuno in casa? Tyler! Non ti aspettavo così presto! Fammi un favore, riscalda il forno! Oh, e prendi lo champagne dal frigo e versalo in due bicchieri, io arrivo subito!
Buonasera, Detective Miles. Lo sa che giorno è oggi? Natale è già passato. È il 4 luglio. No, quello è in estate. Ok, mi arrendo. Tyler! Ok, tesoro. Sono trascorsi esattamente 2 anni da quando ho incontrato la donna dei miei sogni. Metti un po' di musica. Ho voglia di ballare. Ora avevo in mano tutti i pezzi del puzzle. Dovevo solo unirli per trovare il nostro assassino. Sulla mia scrivania c'erano le informazioni sulla Nazer & Jones, mentre su quella di Tyler c'erano gli indizi del ristorante. L'identità dell'assassino era nascosta qui. No, non c'è alcun collegamento tra questi due elementi. Detective Valenti. Ciao Carla, sono Garrett. Volevo avvisarti che ho spedito i risultati dei test sulle impronte trovate sulla penna. Li trovi nella posta elettronica. Perfetto, ti ringrazio. Li guarderò subito. La compagnia dei taxi dovrebbe averti inviato le destinazioni delle vetture in servizio dalla via della Tavola Calda. L'elenco nel fax del tuo ufficio. Grazie. Ciao, Garrett. Ciao, Carla. No, non funziona. Nessun collegamento tra gli indizi. Avanti. Salve, Carla. Ho visto la luce accesa e ho pensato di fermarmi a fare un saluto. Oh, Martin. Qui la sera è tutto più tranquillo. Posso pensare in pace. Carla, io...
C'è qualcosa che devo assolutamente dirle. Devo parlarne. Ho visto l'assassino del ristorante. Ha salvato un bambino che stava affogando in Central Park. Il bambino sarebbe morto senza il suo aiuto. Ero lì quando è accaduto. Non ho potuto arrestarlo dopo aver visto ciò che aveva fatto. Ho pensato che meritava un po' di pace. Mi dispiace. Credo che al tuo posto avrei fatto la stessa cosa. Non ti devi preoccupare, Martin. Sarò nei paraggi ancora per un'ora. Un dannato rapporto da dattilografare. Venga a trovarmi se le serve compagnia. A più tardi, Martin. È completamente idiota, ma mi aiuta a pensare. I due libri fanno parte della stessa collezione e hanno la stessa dedica. Sicuramente appartengono alla stessa persona. Ecco il mio primo collegamento. Me ne serve un altro per essere certa che Kane sia il nostro uomo. Non c'è dubbio, le impronte trovate al ristorante e sulla penna sono della stessa persona. Questa volta non ci sono motivi per dubitare. Lucas Kane è l'assassino del ristorante. Devo informare subito Tyler. Rispondere, amore. Scusa, tesoro, devo rispondere. Potrebbe essere importante. Tyler, no! Pronto? Lo abbiamo in pugno, Tyler. Sto arrivando. Tyler, ti avverto. Se te ne vai ora, non te lo perdonerò mai. Non ci metterò molto. Bevi un sorso di champagne e io tornerò prima che tu abbia finito il bicchiere. Mi spiace, tesoro, ma è una cosa importante. Ma e io? Non sono importante. Tyler! Spiacente, siamo chiusi. Torni domani. Oh, non ci vorrà molto. Naster naknitlan, kastanekli kweknitlan nar. Kastanekli kweknitlan nar.
Thank you.